Neppure nelle peggiori previsioni il neotecnico biancoceleste D'Andrea si sarebbe aspettato una partenza così, o meglio si sarebbe aspettato di dover fare a meno di quasi metà squadra. Un virus influenzale colpisce e contagia il gruppo classe 2001 della Lazio e a malapena 11 giocatori riescono ad andare in campo. In porta gioca Furlanetto, in difesa Napolitano, Chilà, Petric e Attia. A centrocampo c'è il classe 2002 Tempestilli, poi Cerbara, Putti, Barba e Nicodemo, in avanti Del Mastro. Il Cagliari di Mister Melis risponde con Cabras tra i pali, Zedda, Boccia, Cusumano e Carboni in difesa, Ledda, Corda e Dore a centrocampo, Contini, Cannas e Marigosu in attacco. La totale emergenza biancoceleste non toglie però nulla ai meriti dei sardi, che sin da subito fanno la voce grossa. Pronti via, e Dore approfitta di un'indecisione della difesa avversaria per impegnare Furlanetto. L'appuntamento con il gol è solo rimandato. Al minuto 7 il lancio di Zedda pesca tutto solo Cannas, che controlla di petto e beffa il portiere in uscita. 1-0 per il Cagliari, gol di Cannas. La reazione della Lazio arriva solo al 26esimo dopo un'azione manovrata conclusa da Putti, costretto ad accontentarsi solo di un angolo. L'illusione dura poco perché prima dell'intervallo il Cagliari raddoppia. Corda indovina il corridoio filtrante per Contini, che dribbla Furlanetto e rende vana anche la rincorsa disperata di Capitan Petricca. La squadra di Melis non ha pietà e dilaga in avvio di ripresa. Micidiale Contini, autore di due assist vincenti nel giro di un minuto. Prima intercetta il passaggio sbagliato di Chilà e regala a Cannas la chance della doppietta personale. Poi sfonda sulla fascia destra e serve Marigosu al centro dell'area. Il poker è servito. Evidente la difficoltà fisica dei ragazzi di D'Andrea, che devono subire anche la cinquina. È ancora Bomber Cannas, protagonista anche l'anno scorso con gli Under 16, a fare breccia nella difesa e gonfiare la rete per la terza volta. L'orgoglio biancoceleste lo tira fuori il nuovo entrato Scaffidi, che salva la faccia al 15esimo e realizza il gol della bandiera dopo una percussione personale. Il Cagliari avrebbe la possibilità di aumentare il proprio bottino, ma Cannas ha ormai esaurito le cartucce e Chong non è letale sotto porta. Tra le fila capitoline l'ultimo a mollare è ancora Scaffidi, che nel finale si divora il gol sparando alto. Finisce così il recupero della prima giornata del campionato Under 17. Il Cagliari rifila una cinquina in casa della Lazio.